Brunello, nello yachting contemporaneo io ho un po' l'impressione che il valore della carena che per anni ci ha accompagnato sia un po' declassato. Il pubblico sempre più numeroso si avvicina alla nautica e questo pubblico sostanzialmente ritiene, dà quasi per scontato, che la parte tecnica sia fatta a regola d'arte. Se lo aspetta, è al di fuori delle proprie competenze, come chi compra un'automobile. Se non è un appassionato non entra nel merito, no? Si aspetta che la tenuta di strada, la frenata e tutta la parte tecnologica sia stata studiata, dopodiché si sofferma da utente all'interfaccia, a quello che vede, a quello che tocca, al suo utilizzo del mezzo. Da questo punto di vista direi che è lecito, diciamo, il fatto che ci sia un pelino meno un'enfasi, no? Quando una barca era un guscio fatto per solcare il mare e pochi armatori esperti o comunque coadiuvati da amici o equipaggio esperto ponevano una grande enfasi sulla parte tecnica. Pur essendo, diciamo, una figura mista, perché sai che io ho un grosso amore per la parte tecnica di architettura navale e ingegneria, poi da designer, da amante del bello, dello stile, del made in Italy, devo dire che si sta facendo del lavoro meraviglioso. Dal punto di vista un po' meno encomiabile, forse, è che sono proprio è il business dei cantieri che sempre di meno presta attenzione invece a quel progresso che è assolutamente inderogabile, diciamo, no? E siccome seguono delle regole sbagliate di marketing, confondono questa apparente mancanza di interesse degli utenti per un argomento che è poco importante. E invece no, loro si affidano, non bisogna tradire questa fiducia. Tu hai il dovere di dare una barca che sia sicura, confortevole, che consumi poco, ma anche che generi moto ondoso ridotto per un rispetto ecologico verso gli altri, che non si risolve solo mettendo stabilizzatori giroscopici su tutte le barche, ma anche facendo barche che producono meno onde, diciamo. Quindi questa attenzione è un'attenzione più addetti ai lavori, nulla da dire agli utenti. Hanno il diritto di acquistare barche che siano tecnologicamente aggiornate, all'avanguardia, anche quando fai delle barche che magari sono retro o classiche o così via, ma la carena, le strutture, gli impianti, la parte, diciamo, di ingegneria che sottende, che sostiene, deve essere assolutamente aggiornata. Il progettista deve sfidare sempre le barriere, lo stato dell'arte e dare un contributo. Senti, quindi la velocità ha assunto un po' una forma simbolica, come di pericolo oppure di consumo. In realtà può esistere una velocità amica, friendly. Rallentare a tutti i costi, diciamo, non è l'unica strada. Io sono perfettamente d'accordo sull'idea, per esempio, di corridoi per raggiungere delle distanze di sicurezza dalla costa. Non è quello, diciamo, di cui si parla, ma nel momento in cui io da qui parto e voglio arrivare in Corsica, per esempio, no? Devo poterlo fare in un mezzo che mi consente di farlo in maggior comfort, se voglio in meno tempo e consumando meno combustibile. Questo non si raggiunge solo, diciamo, facendo navette lente, pesanti, con sistemi propulsivi obsoleti. Al contrario, bisogna spingere il piede sull'acceleratore dell'innovazione, della ricerca e dello sviluppo, di cui si parla tantissimo, e nonostante siano disponibili fondi europei o nazionali. La tua opinione sul design lo vediamo declinato molto in una maniera molto estetica, molto, dove l'innovazione è un po' il farlo strano, come direbbe Verdone. Guarda, io per natura sono un ottimista, quindi io credo che comunque si sta lavorando in una direzione giusta. Per certi versi tutto è perfetto. Ora dobbiamo pensare che tutto è in movimento, tutto è dinamico. Noi stiamo in questo momento percorrendo un tragitto, no? Che ci porterà a fondere più discipline, no? Come progettista ti parlo, per esempio, ovviamente di software, di fluidodinamica computazionale. Oggi
Il problema è che abbiamo ancora tante discipline che non parlano tra di loro e abbiamo incredibilmente noi italiani, che insomma, Leonardo da Vinci era italiano, no? E vorrei chiedere a questi che cercano di classificare il mondo in architetti ed ingegneri, vorrei chiedere se Leonardo da Vinci era un artista o era un grande scienziato nel settore della medicina o ha inventato l'elicottero, cioè mi spiegassero un attimo questo concetto che tu debba fare nella vita una cosa ma fatta bene, ma probabilmente è una ricetta che diminuisce di molto i rischi, ma come sempre quando diminuisci i rischi diminuisci anche le opportunità. Noi siamo poliedrici, dobbiamo cercare di contaminare tutte le discipline e fare sì che l'estetica non sia più una maschera. Dobbiamo fare in modo che la bellezza venga dall'interno dei singoli oggetti. Quindi sarà il momento in cui gli ingegneri, gli stilisti, gli architetti, i tecnici faranno la pace, andranno a cena insieme e capiranno che stanno facendo tutti lo stesso mestiere, il momento in cui avremo la possibilità di fare delle opere d'arte, come sono tantissime queste barche che vediamo ai saloni, che esprimono sostanzialmente un aspetto romantico, sentimentale dell'animo umano, che vuole esprimersi attraverso degli oggetti, poi fa finta di fare sempre tutto in maniera cinica, solo per denaro, per interesse, per lucro, ma non è vero, la cosa più importante sono i sentimenti, non lo dico da romantico, lo dico da pragmatico, e quindi la bellezza, che è una cosa commovente e che è fondamentale, ma deve essere la bellezza che tu trovi in un frutto, in un fiore, in un albero, in natura, dove tutto è forma e funzione e porta a uno splendore enorme, come le persone che sono belle dentro, alla fine è difficile che non siano belle in qualche modo anche fuori. La gamma Bolide come sarà? La gamma Bolide è un progetto molto ambizioso. Come al solito ci lanciamo in sfide che sono fattibili, ma che richiedono tantissimo lavoro, un pizzico di fortuna come sempre, e la gamma Bolide sarà declinata, per ora la immaginiamo su 4 modelli, uno più piccolo di questi, un 70 piedi bimotorico, sempre con il nostro sistema propulsivo eliche di superficie, poi immaginiamo questa che è una trimotorica, immaginiamo un'imbarcazione circa 110 piedi quadrimotorica e abbiamo il progetto di un 50 metri che abbiamo già presentato lo scorso anno qui a Monte Carlo, per un 50 metri che avrà vari sistemi propulsivi che vanno dalla classica quadrimotorica con marchi tedeschi che sono un po' diciamo il monopolio nel settore di questo tipo di imbarcazioni, ma anche avremo una versione full diesel con 6 man da 2000 e 6 eliche di superficie che riteniamo di aver collaudato a livello virtuale in maniera molto molto promettente, e poi abbiamo una partnership in corso con il più importante produttore di turbine a gas del settore nautico, con una nuova famiglia di invertitori e di riduttori molto più leggeri e compatti di quelli precedenti, interessante perché è un ibrido turbina a gas motore elettrico. Quindi ci sono, diciamo, questi sono 4 pilastri su cui poggiamo, diciamo, questo progetto. Ma come è arrivata la decisione di costruire le barche, non solo di progettare? Assolutamente non per presunzione, con grande consapevolezza del fatto che i costruttori di barche sono un'altra cosa, noi non siamo un cantiere, però sai, noi da sempre abbiamo costruito prototipi in realtà, un po' perché spesso abbiamo progettato cose che sarebbe stato difficile chiedere a qualcun altro di produrre, un po' per prenderci l'esperienza, no? Che poi ci fa diventare dei progettisti migliori, perché quando tu hai incontrato in pratica, no, le difficoltà di produzione, la lezione la impari veramente, no? Non devi accontentare un cliente, sai che quella scelta. Bolide è talmente al di là di quelli che sono gli standard attuali sotto ogni punto di vista,
dalla rifinitura dei pellami alla laminazione del carbonio, alla costruzione, diciamo, di tutta la ferramenta custom di coperta, al sistema propulsivo. Sarebbe stato più uno sforzo di project management cercare di assemblare un cantiere con tutti i nostri fornitori storici di equipaggiamento, perché tu ricordi che noi da più di 30 anni realizziamo e costruiamo componenti high performance per il mondo delle competizioni, no? E quindi abbiamo fatto barche prototipi per la Marina Militare Italiana, abbiamo realizzato componenti per la difesa, quindi sempre settori molto specialistici. Qui abbiamo deciso di darci questo obiettivo molto ambizioso e siamo noi il costruttore, ma non diventeremo mai un vero e proprio cantiere. I cantieri sono i nostri clienti verso i quali abbiamo gratitudine, sono molto più bravi di noi a fare produzione di serie.